tutte e bentornate sul canale, io sono Elena per chi non mi conoscesse e questo è il mio canale, specialmente così. Oggi sono qui perché volevo fare un video con voi, argomento make up, ma in particolare questo video, mi trucco con i trucchi di Primark. Tempo fa andava tantissimo su YouTube, però siccome a me piace tantissimo questa tipologia di video, perché magari vuole comprare trucchi low cost, però magari anche buoni, e io così sono andata da Primark e mi è venuto in mente questa cosa, ho preso un pochino di make-up. Diciamo che non ho trovato tantissime cose, perché soprattutto per quanto riguarda la base, perché veramente uno non c'era il mio colore, erano tutti scuri, cioè correttori scurissimi, fondotinta scurissimi, quindi tralasciando la base. E poi altre cose erano aperte, rotte, sgocciate. Comunque, tornando a noi, andiamo a vedere che cosa ho acquistato e facciamo una... cerchiamo di fare una full face. Come vedete io ho già la base fatta perché ho messo un po' di fondotinta giusto per dare un po' di colore. Adesso andrò a mettere il correttore con voi, anche se questo non c'entra niente, che è della Revolution, però ho detto ma perché non metterlo davanti alla videocamera invece di metterlo da sola. Vado a sfumare. Questo correttore non è dei migliori, ma ormai lo sto finendo perché tanto è arrivato alla fine. Bello di correttore anche sugli occhi, vedete, non ce n'è quasi più. È difficilissimo fare questo video perché non ho neanche lo specchio a disposizione. Partirei con le sopracciglia, perché ho preso due prodotti, però è un 3 in 1 e questo invece ha due parti. E questo l'ho preso in una tonalità più blonde, ecco, chiara, e questa più rossiccia. Andrò ad applicarle entrambe. Il prezzo di questa si aggirava intorno ai 2 euro. E vi faccio vedere com'è questa, la prima, che è quella marroncina. Da questa parte ha la mina. Da questa parte a questo, così per le sopracciglia li ho già usati. Questa parte qui, che è comodissima secondo me. Ah, e poi questa parte in mezzo che ancora non ho provato, devo dire, che è praticamente in polvere, c'è questo sfumino in polvere. Invece questa qui ha due parti, una ha sempre la mina, che anche questo ho provato, e questa parte ha il pennarello, molto chiaro, quindi va bene per chi è bionda. Per prima cosa vado a pettinare le mie sopracciglia sfigatelle. Da questa parte vado ad utilizzare questa marroncina. Comunque, devo dire la verità, carine, ma non mi hanno entusiasmato più di tanto, quindi adesso ve le faccio vedere. È la parte centrale. Magari vado qua a dare definizione. E infine vado a pettinare. Questo è un mascara colorato, diciamo, ed è molto molto carino. Questo mi è piaciuto da quando l'ho provato, devo dire la verità. Vado a fare l'altro occhio. Devo dire che la mina o non l'avevo provata bene, ma comunque non è poi così tanto male, cioè si avvicina molto di più al colore delle mie sopracciglia. È un pochino chiara comunque. Non lo so, questa mi sa molto di mappazzone. Questa è comodissima per andare a fare i peletti. L'avevo sottovalutata, non mi dispiace per niente. Quindi, se dovessi scegliere tra i due, ricomprerei sicuramente questa qui, che è quella che è costata di meno. Andiamo avanti. Non ho preso matite per gli occhi e cose del genere, perché non c'era niente che mi entusiasmava, niente di innovativo, erano semplici matite con la mina dura, quelle normali, temperabili. Andrò semplicemente a ridefinire un po' il mio occhio con una matita marrone, questa è di Shaka. Parlando di cose low cost, anche questa mi piace moltissimo, appunto è low cost, è morbida, scrive all'interno dell'occhio e mi piace anche il colore. Una cosa che ho preso, e sono molto proud di questa cosa perché mi piace tantissimo, la volevo provare da moltissimo, l'adocchiavo da un po', è questo ombretto liquido 2 in 1 che sembra esattamente la copia dell'ombretto di Huda. Da una parte matte e una metallica, e io ho preso il colore marrone. Questa è la parte metallica. Vai, perdonate gli swatch. E questa è la parte matte. E mi piace anche tantissimo. Quindi andiamo subito a provarlo. Oh! Andiamo a sfumarlo.
Andiamo a sfumarlo. Pennello più ampio. È molto molto chiaro. Non sono molto 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 soddisfatta. Farlo anche dall'altra parte. Mettiamolo anche sotto. Con il pennello sporco di prodotto. Non lo so, forse bisognava lasciarlo asciugare per che mantenesse il colore pieno. Vado a mettere l'ombretto metallico qui nell'angolo interno. Stratificandolo, mantiene il colore così, senza toccarlo ovviamente. Se poi vado a sfumarlo, vediamo che succede. Non perde eccessivamente lucentezza. Sembra carino, dai. Ok, vado a fare l'altro off camera e torno. Ho provato praticamente a fare anche le liner con la punta, perché siccome ha la punta molto sottile, è comodissimo per applicarlo come liner. Devo dire la verità che mi piace moltissimo. Comunque niente, adesso andiamo a provare il mascara che ho preso. È questo qui e viene appunto 3,50. Questo ancora è chiuso perché non l'ho proprio aperto. Il mascara è così. Scovolino in silicone, curvo. Andiamo a provarlo insieme. Ha una formulazione molto secca, quindi secondo me, essendo così secco, è meglio. Che non è male, divide e allunga, però non infoltisce parecchio, diciamo, anche se sulla scatola prometteva il volume. Spero non si secchi eccessivamente perché dopo un pochino il tenno non è più utilizzabile. Vi farò sapere su Instagram se poi levandolo, quando andrò a toglierlo appunto stasera, com'è. 3,50 euro di mascara, lo devo promuovere. Lo promuovo per adesso, poi vediamo come si comporta durante i giorni. Ora, mi sono rimasti due prodotti. Uno è un blush, questo, a parte che mi piaceva il pack, che è molto molto carino, tipo tutto floreale, si chiama appunto Floral Days. Questo non l'ho proprio toccato. Questo colore qui, molto tenue, è tipo un rosato, più rosa. Io di solito non utilizzo questi, anche se dalla confezione mi sembrava un pochino più scuro. Io non sono solita ad utilizzare questa colorazione per il blush perché non mi sta bene. Mi piace molto di più quella corallo. Andiamo a provarlo. È molto rosa, non è nelle mie corde. In realtà la formulazione è anche molto molto carina e mi piace anche il fatto che ci sia lo specchietto qui. Il pack è molto molto carino, cioè è fatto molto bene, però ultimo step, il rossetto. C'erano tantissimi rossetti, solo che io volevo prendere il più semplice possibile, il più low cost possibile. Ah, non vi ho detto il prezzo del blush, l'ho pagato. Non c'è scritto comunque qua sulla confezione, ma comunque 3,50 euro. Invece il rossetto l'ho pagato 1,50 euro. E ho preso un marroncino nude che mi piace moltissimo. Carino. Molto carino ed è super confortevole. Non mi aspettavo, ma mi piace veramente tantissimo. Nulla, io vi lascio così. Non dimenticate di andare. Non dimenticate di iscrivervi al mio profilo Instagram per rimanere aggiornate durante la mia giornata, anche se non faccio assolutamente un beep, però vabbè. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo nel prossimo video.